Schena Assicurazioni Generali Garibaldi. Il Castel Masegra si appresta a diventare il punto di riferimento per gli amanti della montagna, ma anche per chi la montagna la vuole conoscere e scoprire. Aprirà ad aprile 2018 il Museo Hub del Masegra, l'esposizione dedicata alle nostre Alpi che le visiterà completamente anche il concetto di museo, come spiegato dall'assessore alla cultura dell'amministrazione di Sondrio Marina Cotelli. Sì, possiamo dire che è un altro 8.000 che stiamo affrontando. Il progetto di Museum Hub ha le tre A della montagna in questo centro della montagna che sarà collocato a Castel Masegra. Racconteremo molto di noi, e per noi intendo le Alpi centrali, dove sorgiamo, dove la Valtellina sorge, che nel racconto del Novecento, strette come sono fra i graniti dell'Ovest piemontese e le Dolomiti, hanno ricoperto un ruolo marginale, eppure hanno storie autentiche e anche mitiche da raccontare. Una tra queste è quella dell'avventura del sassismo e dell'arrampicata della Val di Mello, che è una storia solo ed esclusivamente nostra, un unicum a livello europeo certamente, riconosciuta in campo internazionale, e che fa della Val di Mello il luogo privilegiato di arrampicata per tutta Europa. Non è un caso se la Val di Mello viene considerata lo Yosemite d'Europa. Una storia che verrà raccontata anche attraverso tre figure emblematiche che hanno sfidato i cliché, interpretando in modo diverso la sfida della montagna e dell'ambiente, ovvero Carlo Mauri, Walter Bonatti ed Alfonso Vinci, tutti e tre legati alla Valtellina. Il filo conduttore di questo speciale museo sarà l'ambiente naturale, raccontato nello stile più contemporaneo possibile. Faremo in modo di farlo con lo stile più contemporaneo possibile. Non è più pensabile realizzare un museo secondo i cliché, i canoni tradizionali. Il museo statico, fatto di esposizione di reperti, è già morto prima ancora che nelle cose e nella mente della gente. Quindi adotteremo tutte le tecniche emozionali e immersive per creare un percorso giocoso, divertente, emozionante, che possa attrarre un pubblico di non addetti ai lavori, che è il pubblico a cui noi ci rivolgiamo. Un progetto che coinvolge numerosi partner, tra cui Fondazione Cariplo, che ha contribuito con 340.000 euro sui 762.000 dell'investimento complessivo, e sarà realizzato in collaborazione con il Distretto Culturale della Valtellina, il Politecnico di Milano, il Collegio Regionale delle Guide Alpine, il CAI, Fondazione Bombardieri, Assomirop, Valtellina Accessibile. La struttura sarà infatti dotata delle strumentazioni necessarie per l'accessibilità ai disabili, ed il Museo della Montagna di Torino, che offriranno materiale e competenze. In attesa dell'apertura del museo non mancheranno iniziative ed eventi. Il primo in programma è l'esposizione Visioni fra le rocce. Una selezione di fotografie di nudi realizzate tra gli anni 20 e gli anni 30 in alta montagna, e che appartengono alla raccolta privata del Museo della Montagna di Torino. Verrà inaugurata il 16 febbraio a Palazzo Pretorio e invito tutti a venire a vederla.